Allora, ingegnere, per le vasche si è deciso? Avrei questo tipo. Una piazza e mezzo. 56.000. Scartiamo. Damma pure quella, va. Uè, ma cosa fai? Ormai che ci sei, porta anche quella, no? E no, ingegnere, stacco, no? Fossi arrivato a metà strada. Che non ti valle. Che è questa? Lasci vedere. Ah, che gusto che hai, ingegnere. Questa è una doccia scandinava, completa. Sciacqua e massaggia. E lava più bianco. Spruzzi a spirale, a zampilli avvolgenti. Ingegnere, questa non è una doccia. È un'esperienza. Bella. Quanto costa? 400.000. Sì, ma per lei c'è lo sconto. Vede, alla mia ditta interessa più la qualità dell'acquirente, come la Rolls Royce. Infatti la guardavo per me. Ah, decisamente a buon gusto. Sì, però non so, è un po' eccentrica. No, no, no. Facciamo una cosa, venga con me al magazzino, così potrà vederla. Grazie del passaggio. Allora, ingegnere, questo acquisto lo fa o non lo fa? Ci penserò. Come vuole. Arrivederci. Arrivederla. È grave? Ma che ci fa con sta macchina? Cedrebbe al grano. Perché? I denti sono tutti saltati. Ma lo sa lei che per cambiare bisogna acciaccare la frizione? Mi sembra che ci ha camminato un matto. Eppure lei sembra un tipo tanto calmo. Amico sono io, è sempre mio cognato, E poi va spasso ogni notte, mi consumo la benzina, le gomme, cambio e tutto. E poi trovo anche i cuscini rovesciati e profumati. Però in fondo è delicato. Delicato? Ma tu lo conosci il fratello di mia moglie? Chi? Riri? No, Roro! Che? Ah, mi stavo scordando. Riri, anzi Roro, è passato stamattina, ha detto che il clacson era troppo debole. Apposta aveva messo sotto quel vecchietto, mi ha fatto mettere le bitonali. Le bitonali? Eh. E il vecchietto? No, non è morto, stia tranquillo, quello non soffre, sta sotto shock al San Giacomo. Che peccato! Se era morto Rorò si beccava 10 anni di galera. Pensa un po' che sollievo. Ingegnere, qui ci sarebbe il conto. Segna, segna. Carla? Grazie. Prego. Porco! Perché sei matta? Cosa c'è? C'è che qui hai una macchia di rossetto e io non lo uso. Con chi sei stato? Ma no, sarà una sbavatura del pallino. Sì, il pallino profumato. Dai, ma con chi vuoi che vada? E poi dove lo trovo il tempo? Sarà stato quel mascalzone di tuo fratello che si ruba tutta la mia roba! Oh, chi è? Che c'è? Chi è che mi sveglia all'alba? Ma sei Luna! Che cosa ci fai tu con la mia cravatta, È tua? Ma che ne sei impazzito? Mi svegli così di colpo! Lo sai che di colpo mi fa male? Mi viene mal di testa, mi viene! Ma guarda questo! Dunque, questa cravatta, cominciando, è mia! E la camicia è mia. Questi pedalini sono miei. I gemelli sono miei. Ma le scarpe? Queste scarpe sono mie. Erano nuove, me le sono messe solo una volta, me le sono messe. Anch'io le ho messe una volta sola. E lasciale stare, se no me le sformi con questi minacci brutti che c'hai. Ma questo pigiama qua è mio. Ah sì, è tuo? E che ne so io? Era pulito almeno. Ma che pulito? Se era nuovo, ma era! Ma che nuovo se non si usa più? Adesso i pigiami estivi vanno senza collo. Senti, non parlare di collo, sai, perché io ti strozzo. Bruto. Ma che ti faccio sonnetto? Non fare il pirla, Rorò. Senti, io e te dobbiamo parlarci seriamente.
Sì. Da uomo a uomo. D'accordo. Oh, bravo. Permetti? Sì. Mi prendi quel disco che sta sul giradischi per piacere? Sì. Bene. Chi è questa? Ma Maristella! Ah. Ti piace, eh? Porcone di un porcone! No, porco sei tu, cosa no, dai, che scherzavo. Adesso ti faccio sentire la voce, eh? Ah, mi fa male l'appendicite, che dici, mi faccio operare? No, 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 quando lavorerai? Così avrai la mutua. Ma mi fa male. La senti? Ah, la senti? Aggressiva come la Vanoni, ingenua come l'Ardi, la senti? Ti piace? Ma ieie. Come me? No, dico allora. È la prima copia del disco, una primizia, ti faccio questo onore, scusa. Tutto qui? Sì, perché? Allora sai cosa ti... Luigi, cosa fai? Mi sono stufato di mantenere... Ah, la buttiamo sul fumetto. Vuoi costringermi a lavorare? Sì. A me? Sì. Al fratello di tua moglie? Sì. Dico lei che potrebbe darti dei figli se tu lo volessi. Cosa vuoi dire? Niente, c'è allusione? Niente, cose mie, e allora ti do una settimana di tempo. O ti trovi un lavoro... Ho capito che... O l'albergo chiude! Ah, sì? E Carla cosa dice? È d'accordo? Sono io che decido, non tua sorella! Ma guarda sto cafone. Io da casa sua me ne vado. Ma io ci sto così bene qua. E chi se ne va? Cercherò di convincerlo a cambiare vita. Piano. E poi t'avevo avvertito che papà morendo l'aveva lasciato a me, finché non era cresciuto. Ma sei alto 2 metri. No, fa piano. Stavolta lo caccio. Di, sai che hai ancora delle belle spalle? Era tanto che non ti vedevo così di giorno da vicino. Ma dai. Trovi? Sono ancora un bel fusto, eh? Pochi peli, ma neanche uno bianco. Sai, stavo pensando a una cosa buffa. È un sacco di tempo che non facciamo l'amore di giorno. Sarebbe come un tornare a prima di sposarsi. Ti ricordi quella volta che dovevamo partire e invece siamo stati chiusi in casa 2 giorni? Fa vedere i tuoi seni di marmo. Quei cicetti, ma lo sai che stai diventando voluttuosa. Thank you.
Luigi, che c'è? L'acqua, l'acqua, eh? Oh, sei esaurito. Tu lavori troppo, amore mio. Vuoi la nannina, eh? Ah, già, sono esaurito. Sai, è che lavoro troppo e allora... E allora... C'ho gli incubi, c'ho... Oddio, c'ho gli incubi. E gli incubi che... Qui stiamo ricamando. Dai, dai, affrettare i tempi. Va bene, va bene. Oh. Porca miseria, ladra tutta schifosa. Ma chi se ne frega, tanto le scarpe sono le sue. Guarda la polvere in questo cantiere, il disordine. Ingegnere, il cantiere è impraticabile, io non ci vengo più, sa, non mi vedi più. A me ne servirebbe uno piccolo, per le rifiniture è molto importante. Preferirei le tinte pastello, sono riposanti. Vedi, la signora ha gli stessi gusti miei, brava. Perché non mette un po' di pastello in camera mia? Ci sarebbe un appartamentino campione da visitare? No, signora, tra una quindicina di giorni. Ecco, pure fra 20 giorni, se... Potrei avere una pianta. Certo, signora, prego. Grazie, arrivederla. Dai, ma si può sapere perché sei venuto? Oh, mi hai telefonato tu, io stavo dormendo. Io? Già. Ma il modo di comportarti, io dei clienti, c'è una signora, andiamo. Ah, quella sarebbe una signora. Ma tu sei una squillona. Luigino, e quando ti svegli? Doppio ingresso, camera da letto grande, tinte pastello, mangia pure fuori casa, eh? Ancora non hai capito. Ma quando li apri sti occhietti? Luigino. Senti, intanto c'è poco da ridere perché gli ho trovato da lavorare. A chi? A te. E perché? Senti, è un bel posto. Appena fuori Roma c'è una casa discografica, la RTA. Beh? Conosco il direttore. Sono amico perché ho fatto dei lavori lì dentro. Eh? E sarebbe disposto a prenderti in prova per 3 mesi. Reparto incisioni. E st'amico tuo non c'ha paura che appena arrivo io gli frego il posto? E sta serio? Vedrai, un bel lavoro, un lavoro tecnico. Sai dove fanno le matrici per i dischi? Lì. E tu saresti un amico. Vedrai, ti assicuro che ti piacerà. È un bel posto, eh? Ma che porti il fazzoletto come quelli del varietà? Di là c'è l'attacco della spirale, no? Con tutti gli schizzetti laterali che servono per il massaggio. Giusto per te che tendi a ingrassare. Io? Te piuttosto. Dai, non ti offendere, no? Ma perché metti via tutta questa roba? E che vuoi che la lasci qua? Così già la rompono. Già. Per fortuna che Rorò è in ferie. In ferie? Dopo 2 mesi che lavora? Mo. Ma Rorò è un bravo ragazzo. Sa farsi voler bene. Antonietta, apri, saranno gli operai. Ah già, dovevano venire oggi, andiamo. Buongiorno. 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 Dunque, spieghi tutto a mia moglie. È vero che ci sono gli schizzetti laterali che possono fare anche il massaggio? Mi dispiace, signore, ma qui c'è un equivoco. Che equivoco? Io ho il depliansa. Insisto nel dire che qui c'è un equivoco. Io ho un mandato di comparizione per il signor Roberto Savello. E lei? No. Oh, oddio, Rorò. Ma che è successo a Rorò? È successo che è accusato di furto aggravato. Ma è reperibile? Ma no, non è possibile. Rorò è bravo, è onesto. È... Io non ci credo. Io sì, ci credo benissimo. Dove è avvenuto il furto? È avvenuto alla fabbrica di dischi dove lavorava. Bella, bella figura che ci faccio col direttore che è mio amico. Ah, e tu pensi al direttore amico tuo? Ma l'entità, molto? No, dico, va in galera almeno. Ah, sempre si va in galera, sempre. Oh, beh. Insomma, è reperibile o non è reperibile? No, non c'è, non è in casa. Non è in casa. Allora le do lettura del mandato di comparizione. Era andata a Napoli per nostro conto, ha incassato la bellezza di 1 milione e non si è più vista. Un pazzo. Mi ha scritto un biglietto dicendo che si era perso la somma e intanto andava in ferie. Ma ti sembra modo questo? Se non era per te, io lo mandavo in galera. Di sicuro. Beh, dico, allora posso stare tranquillo io. Beh, adesso non preoccuparti. La cifra l'hai restituita. Mettiamoci una pietra sopra. Va bene? Ciao. Grazie. Ciao. 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 Mettiamoci una pietra sopra, 1 milione, bell'amico. Che figura del cavolo, Rorò, ladro, ladraccio. 1 milione, io lavoro e lui mi ruba i soldi, porco. Cos'è che fa? Parla da solo. Chi? Io? No, 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 non so.
Mi sei guastata la caffettiera. Un catoccio. La caffettiera? Il ferro. La macchina. Com'è che la chiama lei? Ah. Senta, va a Roma. Mi potrebbe dare un passaggio? Sì, sì, sì. Come no? Anzi, ben lieto. Permette? Carlesi. Albani. Piacere. Preistorico. Che io? Ma non ho il ferro, la macchina. Beh, un giorno o l'altro mi decido e la butto. Ma perché mi guardi così? Che io? Ma sì, dai, dai, che t'ho visto. Io? Io l'ho vista in qualche posto. Vecchia. No, 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 è vero, è vero, è vero. Solo che non ricordo né dove né quando. Beh, adesso vediamo di aiutarti. Forse mi hai visto su qualche rivista. Io sono un tipo abbastanza conosciuto, sai? Ecco, ecco dove l'ho vista. La copertina di un disco. Lei è Maristella, eh? Bravo, bravo. Ti sei ricordato. Sei mica tardo. E tu che nome hai? Luigi. Per gli amici Ciccetto. Senti, Ciccetto, meriti un bel premio. Ecco, lei ha una voce aggressiva come la Vanoni e ingenua come l'Ardì. Ma dov'è che hai letto queste boiate? Ecco il regalo. L'autografino. Sei contento? Beh, cosa? Ah, sei coniugato. Sei un disco vecchio, sfruttato, a 78 giri. Hai chiuso. Cioè, però anch'io sto lì per decidermi. Che fregatura il matrimonio. Allora scusa, perché ti sposi? Perché brutta che sia, è una sistemazione. Cantare è bello, ma dura poco. Non ho una gran voce. Senti, ma tu mai a tua moglie? Mai? Oddio, qualche volta. Quando ne vale la pena. Porco, porco, sei un porco come tutti gli uomini. Scusa, perché tu al tuo fidanzato dico mai? Accesti. Sei bella. Dai, scherzo. Sei bella. Mannaggia. Fermo, sei proprio un lumacone. Scusa, Sei offeso? No, per cosa? Per prima. No, che c'entra? Te ne eri accorto che sono senza reggiseni? Io proprio non riesco a capire le donne che se lo mettono d'estate. È di un fastidio. Beh, perché tu te lo puoi permettere, ma... Trovi? Un po' piccolo, però. No, 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 è bello, è bello. E tu sei bella tutta, mi piaci. Bello, 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 bello. Dai, andiamo, non fare il banale come tutti. Ah, ecco, lì, lì, gira, gira, gira a sinistra. Senti, ma non c'è nessuno a casa tua? Sì, un uomo. Che? Ma dai, Ciccetto, se c'era qualcuno non ti invitavano. Senti, ma i tuoi dove abitano? I vecchiacci, a Milano. Santo cielo, da Natale che non piglio la penna. Bisogna bene che mi ricordi di scrivere. Io invece sono di Galarate. Carina, eh? È proprio un nido. Maristella, perché non mi fai sentire un tuo disco, Vai, sì. Io ogni volta che mi sento mi viene uno schifo. No. Tu lo balli, sir. No, non lo ballo. No. Thank you.
si fermano sempre tutti a guardare. Rurorino mio, tutto questo tempo senza tue notizie, ero così in pensiero. Ho letto i giornali, la cronaca nera, i suicidi. Ma piccolino mio, ma dove sei stato? A Capri. No, ha messo a posto tutto Luigi. Ma dove sei ora? Al bar qui sotto? E va bene, vieni su. Con Luigi ci parlo io. Perlomeno ci provo. Certo che sarà difficile. In questi giorni è così... così... assente, stanco e... appannato. Lo so, non mi vuole più. Per lui. Ci pensa? Per lui. Luigi, ma che... Tu mi preoccupi, sai. No, niente, un po' di mal di testa. Sono esaurito, cosa vuoi che ti dica? Hai una faccia da un po' di tempo in qua. Ma non puoi mica stare tutto il giorno sotto la doccia, sai. Scusa, vuoi che non me ne sia accorta? Fai la doccia e metti questo disco. Fai la doccia e rimetti il disco. Sai, mi distende. Senti, lo so che non è il momento adatto. Anche per il milione che hai dovuto pagare. Però sta a sentire. Si è fatto vivo Rorò. È al bar qui sotto. Poverino, non ha il coraggio di tornare a casa. Ah, ma è pentito, sai. Me lo ha detto, è pentito. Ah, e poi mi ha detto anche, non so, che ha una bella notizia per tutti e due. Insomma, posso farlo salire? Chi? Come chi? Rorò. Ah, sì, fallo pure salire. Sul serio? Ho capito che amo solo lui. Di, non starai mica meditando qualche cosa, eh? Eh? Sì. Che cosa? Sai, io penso che un giorno o l'altro bisognerebbe cambiare il ferro. Eh? Ma quale ferro? Il ferro da stiro? No, non quello. La macchina. Mo. Fai tu qui? Come cosa faccio? Questa è casa mia. Ah sì? Di là c'è anche mia moglie. Oh, lo so che sei sposato. Ciccetto! Luigino, ho saputo che mi hai perdonato. L'ho sempre detto, io sei un vero signore. È buono, sai, se sono riuscita a cambiare un poco vita, lo devo anche a lui, sì. Scusami tanto, perché vuoi cambiare vita? Come perché, tesoro? Luigino lo sa com'ero prima, eh? Ah, sei stupito, l'hai riconosciuta. Sì. È Maristella quella del disco. Ci vogliamo bene e siamo fidanzati in casa, vero, tesoro? E questa è la sorpresa. Ci sposiamo. Ma che c'è, la tosse? Un po' di saliva qui. Ah. Beh, tesoro, ma che stai a fare qui? Sei ancora una ragazza, in camera di un uomo sposato, in queste condizioni. Non è mica carino, sai? Vai un po' di là. Oh, ma che fai? E mettiti qualche cosa, mettiti un vestito, no? Non ti vergogni. Ma che ti sei impazzito? Senti, ma a te quella ti piace? Non deve mica piacere a me, però... Non so spiegarti, ma... mi ha fatto proprio una brutta impressione. Sì? Ha un'aria così... non so... da donnaccia, ecco. No, non trovo. E poi, questo fatto che vogliono sposarsi subito, tra un mese, non mi piace. Almeno se all'inizio venissero ad abitare qui con noi, a Rorò... continuerei a badare io. Parlagli tu, eh? Io? No. Vivendoci vedrai che ti ci troverai bene. La casa non è troppo grande, ma... Ma...
di buona volontà ci entreremo tutti. E l'idea di chi è stata? Di mia moglie. Luigi? Mi chiamano, aspettami qui. Perché poi questa decisione così affrettata? Non lo capisco. Se si vuole sposare, si sposi. È un uomo ormai. Un uomo con la sua conoscenza della vita, con gli occhietti aperti, insomma, no? Sì. E va bene. Mi arrendo. Ma Rororino non si deve preoccupare, ha sempre la sorellina sua. Anche se avrà delle nuove responsabilità e un domani una casa. Ma che responsabilità? Ma che casa mia? Staremo qui con voi? Io mi ci trovo così bene, qui. E poi, ormai è deciso. Oh, la doccia finalmente è arrivata. Che spirale, che splendore, che sogno. Questa è Mantova, la città di Virgilio e dei Gonzaga. 60.000 abitanti, nessun disoccupato, una squadra di calcio in Serie A, un'automobile ogni 9 abitanti. Una città ricca dunque, eppure una città di provincia che si avvia a diventare sempre più di provincia ora che l'hanno esclusa dal giro delle grandi autostrade. E come in tutte le province ci si annoia, parecchio. Chi sta bene evade, viaggia, weekend, crociere, vacanze. E chi sta così e così? Beh, per loro viaggiare significa spesso salire a bordo dell'unico mezzo che hanno a disposizione, il più economico di tutti. Manca mai chi ti richiama bruscamente alla realtà. Questa volta si tratta dell'amico Maurizio, uno di quelli che si divertono a rompere. Ma non è lui il protagonista della nostra storia, è soltanto l'amico del protagonista, che si chiama invece Gastone Queri, 32 anni, anche se ne dimostra qualcuno di più, sposato, impiegato senza figli. Gastone lavora nel salumificio del commendator Sasselli, uomo temutissimo per le sue collere improvvise e devastatrici. Gastone guadagna 78.000 lire il mese, cioè lo stesso stipendio che ha avuto il primo giorno che è entrato nella ditta, 6 anni fa. Chi ha visto il commendatore in giro? No, non l'ho visto. Commendatore, commendatore, commendatore. Che vuoi? È arrivato l'assegno. Che stai facendo qui? Ma è in ufficio. Gli assegni li firmo solo in ufficio. Ma lei mi ha detto di portarglielo appena arrivava, voleva girarlo subito. Io? Sì, non si ricorda, me lo aveva detto... Silenzio, aspetta qui. Ma... Al... Sì, non ha un gran successo nel lavoro. E come si fa allora a chiedere aumenti di stipendio? Ma un uomo... Le sue vere soddisfazioni se le prende tra le quattro pareti di casa sua. Ciao, cara. Novità? Guarda che stasera mangi solo perché io devo uscire. Allora, signor comandante. Casa della cultura. Sì, casa della cultura. C'è una conferenza di Giorgio Bassani su Moravia. E...
Non potrei venire anch'io. Uffa, per favore, non ricominciare a dire cretinate. Tu alla casa della cultura con gli intellettuali. Ma di cosa parli, caro? Di cosa parli? Di carne in scatola? Fammi il piacere. Chissà che figura mi faresti fare con le mie amiche. Non mi angosciare, per favore, sta a casa, sta a casa, sta a casa. Noi sì, ma lei mi pare che sia derotta, no? Beh, usciremo insieme dopo domani sera, ti va? Voglio andare al cinema. C'è un bellissimo film in lingua originale. Giapponese. Giapponese? Sì, giapponese, giapponese. Premiato al Festival di Cannes l'anno scorso. Quale nonna, non fare lo scherzo? Già, giapponese. Oh. Poverina. Come sarebbe a dire poverina? Ma lei ho detto poverina perché è tanto tempo che non la vede. Chissà come sarà impaziente allora. Sicuro, e voi dovete avere un mese di licenza, no? Bene, io vi do la mia parola d'onore che se non vi comportate come si deve a Barcellona e mi fate saltare la franchigia di Marsiglia, guardate che voi in licenza tutti e quattro non ci andate più, ad ogni costo. Io vi faccio responsabile ognuno degli altri tre. Se ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio... Si chiama Ileana, è cameriera in casa di certi proprietari di sale cinematografiche. D'estate, quando i signori vanno in villeggiatura, Ileana resta padrona del campo. Può dare allora sfogo alle sue due grandi passioni. Il pomeriggio il cinema e la sera un libro giallo tra le mani. Sofia Loren e l'agente 007 sono il suo pane quotidiano. Sapore di sale. Ileana è meridionale. E a Gastone sembra la donna più bella della terra. Che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Uff, ancora, vicino a me, vicino a me. Il pugno di Ted esplose sul mento del gangster. La bionda tentò di fuggire, ma Ted fu pronta a bloccarla afferrandola per la gola. Oh, mamma mia! Con un preciso destro la rese incosciente. Che stai facendo? Niente, giocavo. Giocavo. Io esco. Guarda, caro, che se vuoi le scarpe pulite te le pulisci da te, perché io non ho tempo da perdere con la tua roba. Come sei bella, così elegante. Con questo vestito di... È un modello di Schubert. Ah, già. Guarda che io vado realmente alla casa della cultura e non dall'amante, anche se avrei mille motivi per farmene uno, figuriamoci. Lui che si vuol tenere una donna come me con 78 milioni al mese. E questo modello di Schubert l'ho fatto io ritagliandolo da un giornale. Basta. Ma vai in malora, te e tutti i cretini come te. Possibile che il modello... Dura la vita, eh? Beh, in fondo c'è anche chi sta peggio di Gastone, perché lui almeno un amico lo ha. Ehi, Gastone! Gastone! Quella! Sì, sì, è proprio Maurizio, quello di prima, quello che si diverte a fare scherzi. Un vecchio compagno di scuola. Ed è l'unica persona a Mantova che quando vede Gastone lo accoglie con un sorriso di gioia. Il mondo è dei ricchi, te! Beh, sì, come amico Maurizio è un po' pesante. Compenso, c'è un momento nella vita in cui ognuno può giocare la sua carta. Oggi è mercoledì, l'ultimo mercoledì del mese di maggio. Così comincia la grande giornata di Gastone. Ma che fa? La porta al museo? Spiritoso. Certo che come antichità è proprio un bel esemplare, eh? Oh, porca miseria! Mi scusi, signorina. Sì, mi dica.
Bella giornata, vero? Gastone, scusami, ma ti devo parlare veramente, sai. Senti, se si tratta di un altro dei tuoi scherzi del cavolo... Ma va là, per carità, è una faccenda seria. L'immagino. Guarda, se non ti incontravo, ti telefonavo. Te lo conosci, zio Mario? Sì, sì, mi pare. Il fratello della mamma. Beh, mi dà 50 milioni per rilevare l'officina del Vitelli. Un affare sicuro per via della crisi, della congiuntura. Anzi, non me li dà proprio. Me li darebbe se ci avessi un uomo d'ordine insieme a me. Un contabile, un ragioniere tecnico. Sta vera di me e non si fida molto. Dice le corse in macchina, le donne, il whisky. Mi vorrebbe mettere vicino un uomo serio. Quello che lui chiama una persona seria. Eh? Oh, intendiamoci, eh. Minga metà e metà. Però avrebbe una percentuale abbastanza buona da fargli fare le sue 300-400 al mese. Ora... te lo sai che sono un po' matto, no? Così ho pensato a te. Ma per un momento solo. Perché poi mi sono detto che no, che te sei troppo stupido. Gastone, il commendatore la vuole. Ma subito? Ma via, non faccia così, non sarà niente di grave. E lei non faccia lo stupido. Chi è? Sono io, commendatore. Ah, avanti, avanti. Venga, venga. Prego, si sieda. Grazie. Sta comodo? Dunque, caro Gastone, lei ha saputo che dentro le nostre scatolette di manzo scelto io ci metto della carne di topo. Come ha detto, scusi? Eh già, perché se io non mettessi carne di topo, carogne d'asino e grasso di balena nelle scatole di manzo, come potrei sopportare il ritmo pazzo di tutte le spese che lei sta facendo? Io? Sì, sì, lei, proprio lei. Guardi qua, ecco, spese francobolli. Novembre, lire 32.585. Ma si potrebbe sapere a chi ha scritto lei il mese di novembre? Gli auguri di Natale. Nella cifra sono comprese le spese di stampa dei cartoncini. Auguri di Natale? Me l'aveva detto lei. Ne abbiamo spediti 473. 473? Eh sì. Ma allora lei è pazzo. Eh? 10, 15, sì, ma 473! Però erano una buona pubblicità, sa? Fuori! Vada fuori, se non l'ammazzo! La pubblicità! E io ti pago perché ti occupi di pubblicità! Tu qui devi fare addizioni e sottrazioni e basta! Eccolo, arriva. Ma ha fatto di nuovo il matto? No. Leggi il giornale. Una partita? Ma sì, ormai sfogato si è, per un paio d'ore non lo vediamo più in giro. Dai. Sette. Sette. Passo. Cinque. Sei. Tre. Otto. Nove. Otto. Dieci. Nove. Cinque. Quattro e tre sette. Sei. 2 e 2, 4. 3. 3 e 2, 5. 2. 6. 6, 1, 7. 8. 5.
8. 4. 6. 4 e 3, 7. 2 e 1, 3. 2 e 2, 4. 4. 3 e 2, 5. 5. 4 e 1, 5. 9. 6. 7 e 1, 8. 1. 6 e 2, 8. Ma sei fortunato, eh? 2 e 2, 4. Sì, ancora. 2. 4 e 2, 6. 5. 2. 7. 2. 9. 6 e 2, 8. Dai. 4 e 2, 6. 2 e 3, 5. X. 7. X. 7 e 1, 8. 9. 2. 2 e 4, 6. Asso. Ancora. 2. 7. 7. 6. 6 e 2, 8. 5. 5 e 1, 6. Asso. 7. 4. Ancora. Permette? Sì. Guardi là. Gastone! 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 Alle 5 della sera. Erano le 5 in punto della sera. Un ragazzo portò il lenzuolo bianco. Alle 5 della sera. Una cesta di calce era già pronta. Alle 5 della sera. Ma cos'è? Siete in sciopero? Il resto era morte. E solo morte. Garde si portò lontano il vento alle 5 della sera. L'ossido seminò cristallo e nickel alle 5 della sera. Oh! Già lotta no, la tonda con leopardo alle 5 della non sera. Non lo fare! Non e una mi... coscia Gastone. Con corpo. È pazzo. Arrivo. Ma lei che cosa desidera? Chiama la polizia! In camera! Ma lei è matto! Torno da mia madre! Le scarpe. Cosa? Ma sì. Te le pulirò, andiamo. Ma tutte queste storie, perché non ti ho pulito le scarpe? Adesso. Eh? Sì, caro, sì. T'ho mai detto che nella finale del campionato di Serie C, 10 anni fa, la squadra del Belluno vinse per 2 gol fatti dall'ala destra e quell'ala destra ero io. Ma non te l'ho mai detto, però è vero. E poi basta con questi formaggini e le scatolette di carne tutti i giorni. Pranzo, cena e colazione. Questa sera mi farai gli spaghetti al pomodoro e magari con un po' di tonno. Ecco, proprio così, col tonno. E per servirmi ti metterai quel vestito di Chopin. Schubert? Sì, lui. E niente più casa della cultura. E accidenti, neanche più un film giapponese. Chiaro? Capito? Ficcatelo bene in testa. Beh, io adesso vado a mettere sull'acqua. Thank you.
Sei stato te. Proprio te. Porca la miseria. Ah, ma questa me la paghi. 5 milioni, paghi 5 milioni. Già, e con i soldi di chi paghi? È chiaro, pagherà con i soldi tuoi. Anzi, con i miei, che sono poi quelli che io do a te. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che ormai quel geometra lì te lo devi prendere come socio, se no i danni come te li paga? Te senti? Adesso ti devo anche prendere come socio. Se no i soldi per ripagare la macchina non me li trovi neanche in 30 anni. Ma guarda che io ti trattengo metà di tutto, provvigioni, percentuali, anche stipendio. E va bene. Allora, domattina al garage del Vitelli per il contratto. Per. Sei, arrivo! Ma dove diavolo? Dove diavolo si sarà cacciata? Ah, eccola, eccola finalmente. E che cos'è? Un documento? Un messaggio in codice? Come 007 dalla Russia con amore? Che cosa dici? Scusa, sai, ma ora io devo correre. No, lo so. E che ne sai tu? Devi correre, certo. Io lo so che la vita tua è tutta una corsa, tutto un pericolo. Oggi finalmente io ho capito. Tu sei come Ted, come James Bond, come Gordon Flash. Tu sei uno di loro. Anzi, tu sei meglio di loro. Io? Tu le femmine, le pigli e le butti via. Ma che io? Sì, e poi te le scordi. Ti servono fra l'inseguimento mortale e una duella revolverate. Ma guarda che con me non lo puoi fare. Non puoi essere così fredda e spietata. Ma veramente non... Tu sei bello, forte, maschio, coraggioso. Ma insomma... No, non mi abbandonare. Ma chi dice questo? Sì, tu vuoi partire, scomparire... Ma io ti fermerò. Oh, e come? Come fanno le avventuriere internazionali e le grandi stelle del cinema. Ci deve perdonare a me e a Paolo. È stata un'idea sua. Comunque gli abbiamo già parlato al commendatore, gli abbiamo spiegato. Ti perdona, non ti licenzia. Che cosa? Ma come? Ancora non te ne sei accorto? La schedina, fasulla era. Falsa? Sì, l'abbiamo fatta io e Paolo, l'abbiamo sostituita alla tua stamattina in ufficio. Allora dovrò restituire il trattore. Cosa dici? Oh, niente. Eccoli. Sei sempre pieno di porpora, no. Tu. Ma perché non ti lavi la testa qualche volta, sì, eh? Sì, hai proprio ragione. E poi, per quanto riguarda te... Andiamo via. Andiamo via. Mamma mia, come l'ha presa male. L'ha presa proprio male, sai. Che paura che l'ha messa. Sono socio di Maurizio. La moglie è Donata. E l'amante. Perfino l'amante. Thank you.
vent, jag älskar dig så, jag vill kyssa dig nu. Jag älskar dig så, jag älskar Eva. Dig så. Non hai un po' di nostalgia della Svezia, tutta quella bella neve? No, siamo partiti appena stamattina da Stoccolma. Ci voleva il matrimonio di tua sorella per portarmi in Italia. Anche per pochi giorni. Renato, sono molto felice. Tac. Questo matrimonio, boh. Perché io nostalgia per l'Italia non ce l'ho mai avuta. E sono 5 anni che vivo all'estero. Certo che se l'Italia dichiarasse guerra alla Svezia, io mi arruolerei subito con Re Gustavo Adolfo. Ne sono fatto anche biondo per essere più svedese. Vuoi mettere la differenza? No, vogliamo mettere mia moglie con una donna italiana? No, dico. Io quando penso che mia sorella è siciliana mi viene una pena, riccia, nera, illibata. Andiamo presto. Just a moment, darling. Viva Roma bella! Non ci sono, meno male. Naturalmente avranno sbagliato aereo. Se capitava qui tutta la tribù delle immagini che c'era. Renato! Dai, l'ho visto! Dai! Renato! Papà! Caro cugino. Eva, sei Eva. Giuli. Silvana. Mamma! Scusante, Benedetto! Zia. Nannetto. Quanti baci. Va bene. Ah, mi avete convinto, d'accordo, resteremo qui, non andremo più in albergo. Se no, ogni volta che ci incontriamo ricominciamo con i baci, eh? Che bello. No, no. Oh no, sweet. Ma che sweet? È un drittone di quelli. Difendiamo l'onore. Renato, ogni finire i tuoi bei riccioloni neri. Ah, i capelli neri? Beh, il clima, sai, la nebbia, la neve, il freddo. Sì? Renato, venite a vedere la vostra camera, Che sorpresa che ti hai fatto, figlia mia. Ah, che bello! Non ci sono cuore. Ti piace? Oh, Renato, che bello! Grande! E noi dormire qui? Certo. Ci piace. Oh, wonderful! Io mai dormita in un letto matrimonioso. Ma no, papà, è che in Svezia si usano i letti separati. E lo usate anche voi? No, noi usiamo le camere separate, così Eva quando rientra la notte non mi disturba. E dove va di notte se è illecito? Ma a lavorare, papà. E a che fa? Assiste ai suicidi per telefono. Se uno si vuole suicidare, prima le telefona e allora lei lo convince a non farlo. E insomma, è un servizio pubblico come da voi l'ora esatta. Naturalmente hanno scelto Eva perché ha una voce persuasiva, calma. Ma allora una dama di carità. Brava, brava figlia mia, santa, santa, santa. Ma perché si suicidano in Svezia? Perché è un paese super civilissimo. Non è mica come da voi che vi ammazzate uno con l'altro. Lì, se uno gli viene la voglia, si spara da solo e si suicida. Non andare tu, potrebbe essere un escianeo. Signora, non avrebbe da prestarmi un po' di sale? Ma forse disturbo. Sono arrivati. Sì, se vedesse, signora, che splendore di ragazza. E che moralità. Si figuri che è anche dama di San Vincenzo. Ah, ma allora è vecchia. No, signora, che sta dicendo? Giovanissima, Ma sa quello in paese così curioso. Cornuto. Cornuto. Alge. Renna. Ma no, cornuto. Ma questo non capisci manco cornuto. Nonno, in Svezia le corna non esistono. Non sanno nemmeno il significato della parola. Ma allora in Svezia non esiste niente. Cornuto non ce ne sono. Gli ho chiesto se c'era il monumento a Garibaldi, ma ha detto che non c'è. Ma perché dovrebbe esserci? Ma perché l'Argentina c'è? Lasciala stare l'Argentina, papà. Oh, auto, non capite niente. Ma dimmi una cosa, Renatuzzo. Ma figli, niente. Beh, ci stiamo attenti. E attenti a che? Papà...
un brindisi col vino santo della vigna del nostro zio prete a Catania. Vino? Tamarone? Come? Di mattina. Oh, Jack. Renato! Vino! Posso bere oggi? Oggi non è sabato. Ok. Tac. Tac vuol dire grazie. Le donne da noi l'alcol lo bevono una volta alla settimana, solo il sabato sera. Bravo, figlio. Bravo. Non beve, non si trucca. Fuma? No. Ah, no. Bravo, figliolo mio, te la sei saputa scegliere. Guarda. Oh! Tu vedi? Ah, così era Renato prima di partire per la Svezia. Ah, Renato, no, non mi hai detto lui nero. No. No, io ho detto tu portato un... Baffi? Baffo, sì. Baffi italiano. Certo. E lui essere molto arrabbiato. Io mai baffi, mai. Guarda, ma non c'è cannolo. Poi tu... Ve l'assicuro io. È successo a Stoccolma un italiano, a uno di Acqua Pendente. Che è successo? Niente, camminava per la strada e ha attaccato discorso con una ragazza, una che tornava dal mercato con la borsa della spesa. Sapete chi era quella? Chi? La figlia del re. E ci stava? Ma no, non la figlia del re con uno di Acqua Pendente. E perché? No, io vi dico questo per farvi capire la democrazia a che punto è lassù. Basta dire che lì un uomo a 58 anni va in pensione a spese dello Stato. Uno va in pensione, anche se non ha mai lavorato in vita sua, sempre a carico dello Stato. Ma allora anche il nonno starebbe a carico dello Stato. Certo. Vado io. Tanto qui gira gira i discorsi diventano sempre un fatto personale. Sempre le stesse. Lavori ancora molto a casa? Ormai quasi più niente, poco figlio. Le confezioni ci hanno ammazzato, Renato mio. Sono primo tagliatore da Roncacci. Il padrone è frocio e si è fatto una bella clientela. Sì, è avvilente, che vuoi fare? Però guadagno bene, sai. Non mi posso lamentare. Renato, è per tua moglie. Ma come, ancora devo arrivare già l'estio, no? Beh, paese progredite sono. Ti pare che le poste là sono come qua? No, ma questa è Roma per Roma. E chi può essere? Eva non conosce nessuno qui. Beh, apri le leggi, così vede chi è. L'apro, non è mica per me, è per mia moglie. Appunto. No, no, in un paese civile non si fa. Dai retta a me, Renato, apri le leggi là. Non si sa mai. Già, è una lettera anonima. Ah. È il benvenuto della patria. Sì, ma io non capisco. Qui dice che tu venire a Stoccolma prima avevi un fidanzata. E allora? Avete visto? Non gliene frega niente. No. Ma come? Noi abbiamo la libertà di sentimento. Ma qui dimenticato sua firma. Sì, adesso come glielo spiego? Vedi, darling, questa l'ha scritta l'ex fidanzata mia che non ha firmato di proposito per non far sapere che era lei. Hai capito? No. Ma è possibile dimenticare a firmare? Fa finta di non capire. Perché ci siamo noi. È un angelo quella ragazza. Il mio migliore amico, e lo sai. Qui, come sarto, io ero un poveraccio con una clientela di morti di fame. Perché voi italiani siete esigenti in fatto di vestiti. Invece in Svezia siamo persone serie. Io sistemo 7-8 mila vestiti, un puntino qua, taglia 2 centimetri qua. Dunque, pensa che una volta è venuto anche il primo ministro a farsi accorciare le code del frac, giusto perché gli andavano in terra, se no nemmeno se ne sarebbe accorto. È vero che appena le svedesi vedono un italiano, gli saltano addosso e subito... Oh, scusa, Renato, dimenticavo che è tua moglie. Beh, figurati. Però anche tu pensi... Ma possibile, io dico, passano gli anni e voi pensate sempre alla stessa cosa. Vedi, in Svezia non esiste il problema sessuale. È un paese civile, è una vera democrazia, perché lì c'è libertà in qualsiasi cosa, c'è libertà in tutto. Certo, certo. Tua moglie mi hanno detto di come ha reagito davanti alla lettera anonima. È una ragazza della quale ti devi sentire onorato. Ma che no, vedi... Che bella cavalluna. Nuda pure davanti. Dammi il peccato che c'è la ringhiera, se non si potrebbe... Quando sono andata a farmi prestare l'olio, l'ho vista. Girava per casa nuda, tutta bionda e nuda, capisce? Meno male che arrivate, figlio mio! Non ti ricordate, finestra, che binocoli da mangiare! Meschina, forse lo faccio in giornalista. Ma che scusa trovare per farla rientrare senza offesa? Ci fosse tuo padre, potrebbe imporsi l'autorità. State calme, tranquille, non è successo niente, calme. Ecco fatto.
Adesso vi faccio vedere la differenza, come si vive in Svezia, perché voi siete in ritardo di 100 anni. A me dispiace per Eva, poverina, che mi ha sentito quando ho alzato la voce. Ma non l'ho fatto per offendere. Vuoi che vado di là a farle un po' di compagnia? No, adesso tutte sedute fermi, che mica si può andare avanti così, con i paraocchi, eh? Con questi pregiudizi medievali, che possono pure offendere. Ecco, vedi, quella che viene adesso è casa mia. Eccola là. Bellina, eh? E questi sono i grandi magazzini dove lavoro io. Qui passiamo invece le vacanze d'estate, facciamo le corse con le barche a vela, peschiamo. Se restano le donne, resta anch'io, mascolo solo. A letto! Che è questa storia? Su, andiamo. Questa è una sauna. È come il caffè o il circolo al paese. Solo che la sauna fa bene alla salute. Basta! Avanti, lo spettacolo è finito. Non c'è che cosa guardare, avanti, non sono cose che si guardano. A letto, via, a letto, anche tu nonno. Anche tu nonno, via, tutto a letto! Non c'è che cosa guardare, fuori, fuori, avanti, fuori, via, 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 a letto, ah, a letto. Siete vai, rimasti vai. Proprio all'età della pietra? Io sono rimasto all'età della pietra, guarda, io sarò un retrogolo, va bene, sarò rimasto un terrone, io sono siciliano, tutto quello che vuoi, ma io queste cose svedesi non le capisco, va bene, avanti, a letto, anch'io, soprattutto. Oh. Che fai? Sto giocando. E se ti è successa qualche cosa? Ma che volete che le sia successa? Avrà fatto tardi, è andata all'ambasciata, no? Ma dico come, figliolo mio? Sono le 9:30. Una ragazza sola, in giro per Roma. Straniera. Nudista per giunta. E se qualcuno la riconosce, scusa, tu non te ne preoccupi. No. State tranquilli, a mia moglie ci penso io. Andate a letto, su. Sicuramente, mano gentil, la mano della donna delicata, mano contata, mano d'amor. Dimmi dove sei, la notte fa. Ehi, hey, anche tu Coca-Cola? Coca-Cola? Scusa Eva, ma chi è? Una persona molto gentile. Mi ero perduta e lui mi ha preso in sua auto. Non mi conosceva, stava con suo amico, l'ha fatto scendere per accompagnare a casa me sola. Ah. Aspetta, aspetta, tu va. Gliela porto io questa, eh? Good evening. Ah, Coca-Cola. Thank you. Ah, sì, anche Coca-Cola vuoi. Ah, sorry. Ma allora ce le fai? No, io dico, perché voi italiani dovete fare sempre queste figure? Come vedete una ragazza e sapete che è straniera, dite subito, questa ci sta, no, non è vero. No, guardi, qui forse c'è un equivoco, scusi, eh. Ma certo che c'è un equivoco. La signora è mia moglie. Ah, sorry. Ah, allora ce le fai? No, che io sono abituato... Ma come... Sì, sono abituato in un certo modo. Guarda che tu sei abituato male, da bulletto di periferia.
Ma no, non scappare, io ti voglio solo dare dei consigli. Impara le lingue, impara la geografia, tu devi girare il mondo. Sì, certo, e ti devi fare anche il passaporto, hai capito? Domani te lo faccio. Non ti devi chiudere nel tuo guscio, devi viaggiare, devi andare all'estero e vedere gli altri paesi, hai capito? Certo, signore, sei tranquillo. Sì, sì, me lo faccio domani perché adesso è chiuso. Poveraccio. Queste cose non le concepiamo neanche. Però io, come ho parla, mi ricordo che le mani di dietro in Italia hanno un altro significato. Hanno smesso di parlare. Dormi, dormi. Non posso, non posso, perché sono troppo agitato. Ma come quella gli ritorna a casa, di notte, con un uomo, e lui non si ribella, non dice niente, parla. E io allora? Non posso uscire neanche di giorno. Zitta tu. Se non ti va bene potevi nascere svedese pure tu. Giù. E dormi, dormi. Sì, dormi, dormi, dormi. Così tu ti sposi tra qualche giorno. A te piace fare l'amore col tuo fidanzato? Io non lo so. Io non ho mai... Perché tu l'hai fatto l'amore prima di sposarti? Certo, tutti i svedesi fanno amore prima. Per trovare marito bravo devi conoscere molti uomini. Se no poi il matrimonio è infelice, ecco. Le ragazze però si truccano poco, sono pallide e bianche. Perché la nostra morale protestante è hard, è molto severa, sai? Però l'amore lo fate. Ma certo, per fare amore non c'è problema. Però se tu fumi per strada, tu non una ragazza per bene. A me di fumare non importerebbe niente. Però l'amore... Ecco, abbiamo finito. Sei divenuta bella, bellissima. Ehi, Alberto, vieni qua a vedere Silvana. Ti piace, non è bellissima? Mamma, mamma, vieni a vedere Silvana. In 2 anni di fidanzamento 6 volte sola mi baciaste. E io femmina sono... Bottana! Tua sorella è una bottana, ma la colpa non è tutta sua. Renato, Renato, cosa è successo? Oh, Renato, io non sapevo, perdono, credevo che Alberto con te non si sembrava più carino. Adesso non vuole più sposare. Ma perché quell'imbecille ha fatto questa tragedia? Ha detto bottana, eh sì, e io stasera esco solo. Che fai tu? Basta. Pure gli schiaffi adesso. Renato, ho paura. Ho paura. Ma cosa ti metti a fare? Meni alle donne, non ti vergogni. Muoto tu! Papà, io non ci sono più abituato. Se siamo arrivati alla rissa, io domani torno a Stoccolma. Sigillo. Hai visto che non sono parenti, l'ho baciata in bocca. E il caprone adesso che dirà? Quadro! Komm, auch gleich die Bluse, weißt du? Hier ist unsere Wohnung schön. Pass auf, es wird hier gleich alles sein. Wir gehen, komm. Gehen wir? Ja. Oh, venite, che arriva il nonnetto. Donne, donne, donne. Mo va su e viene infarto sicuro. Sicuramente, ma no, gentil. Donne, donne.
mano della donna, certamente, sicuramente. Mano gentile, la mano della donna delicata, mano cantata, mano gentile. Donne, donne, donne. Ciao, nonno! Siete? Ferma! Ferma! Non si può salire! Bisogna aspettare gli altri! Anzi, tu non sarai neanche dopo! È sconveniente! Vi dico che era nudo! E lei l'asciugava con l'asciugamano nostro! Sì! Anche l'asciugamano nostro! Andiamo, andiamo tutta su! Non ti muovere, tu stai qua! Ferma! Presto. Renato, facciamoci sentire. Suoniamo il campanello, così gli diamo un po' di tempo. Meglio. Tempo di che? Ma è possibile che dovete sempre pensare a male? Dimmi da un po' di tempo, a caso succedono cose così strane. Calma, Renato, calma. In queste cose sono molto calma. Calma, Renato. Buono, Renato. Buono, nipote. Sta buono, sta buono. Stanno a letto. Chi? Non lo so. Come sta? Visto lui? Un uomo. Calma, Renato, calma. Eva! Eva! Zitto! State zitti! Ma che c'è di là? È arrivato Lars. Lars sta dormendo. Ah, è arrivato Lars! È qui. Lars! 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 Sveglia, come Renato, stai? Renato, proprio piacere rivederti. Hai visto? Io ho. Ho visto, ho visto. Arrivato oggi. Oggi sei arrivato, eh? Questa sera vado a stare a casa di Gunnar. Gunnar? Ah, sì, Gunnar. Lui è partito, dato casa a me. Ah. Domani grande bevuta. Tu vieni? Io no, purtroppo non posso, un impegno, un battesimo. Il figlio del cognato di un cugino di papà, parentela di terzo o quarto grado. Però ti posso mandare Eva, così ti tiene un po' di compagnia. Va bene? Cheers! Cheers! Divertitevi! Io dice da divertirsi. È pure contento. A dove? Bella figura che mi avete fatto fare. Ma che vi credete? Che quello perché è straniero sia cretino? Gli sguardi, le allusioni. Era il fidanzato di Eva. E allora? Eva lo ha lasciato per me. Finito, chiuso, da persone civili. Eva adesso ama me. Che c'entra lui? Non si può restare amici tutti e tre. No, no, signore, non bisogna portare fiducia, non è vero? Non bisogna portare le corna. Ecco. Lo avete detto finalmente quello che pensate? Meno male. Tanto è dal giorno che sono arrivato che lo pensate, no? Ditelo. E ditelo allora che sono cornuto. Sono cornuto, no? Se mi fai parlare un momento... Ma certo, parla, parla di... Renato, sei cornuto. A cornuto. Come? Cornuto. Incivili! Buonasera, c'è Renato? Che c'è? Credevo che fosse Alberto. A me la Svezia m'ha rovinata. Buonasera. Buonasera. Ma che è successo? Renato è cornuto. Muto tu! Dov'è Renato? Ma quale disgrazia? Di che cosa devo farmi coraggio? Ma che dici? Gliel'avete detto voi, eh? Insistete nella vostra idea. E va bene. Hai la macchina? Sì. Accompagnami da Lars. Io al battesimo non ci vengo. No, ma... E domani partiamo. Torniamo in Svezia, che è un paese civile. E voi, arrivederci e grazie. Cosa da uomere sono? Io masculo sono.
Maurizio, ma che fate? Venite anche voi? Bene, benissimo, andiamo tutti. Piano, io ho una 600, mica un pullman. E meno male, perché se aveva Leoncino qui, invitavano a venire con noi anche i vicini di casa, i parenti lontani, gli amici degli amici, dei parenti, le zie, le nonne, i cani delle nonne. Ma guarda cosa mi deve capitare. Glielo voglio proprio dire, Eva, quando entriamo. Ma non capite che una donna svedese, se vuole mettere le corna al marito, prima glielo dice e poi lo tradisce? Sentite, torniamo indietro, se è convinto lui. No, adesso andiamo avanti, se devono convincere anche loro. Regolare, tutto regolare. Se no Eva me l'avrebbe detto, no? Beh, allora? Cosa tua è? Ho capito che